100 capolavori ritrovati dai carabinieri in mostra fino al 16 marzo al Quirinale. Contro la crisi arriva l'orchestra operaia, 14 giovani elementi guidati dal maestro Nunzi. Al cinema esce nelle sale I segreti di Osage County con Meryl Streep e Julia Roberts. Il nostro autore della settimana è Marcello Troiano, che ci parla del suo La vera Costituzione italiana. Ben ritrovati ad una nuova puntata del Musa TV. Georges Mathieu inaugura la nuova sede della Galleria Muchacha, in esposizione 40 opere dell'ideatore dell'abstraction lyrique. Fino al 20 febbraio la mostra Georges Mathieu 1952-1986 inaugura la nuova sede della Galleria Muchacha a Roma. A cura di Dominique Stella, in esposizione circa 40 opere significative dell'artista francese inventore dell'abstraction lyrique, che illustrano in modo esaustivo il percorso artistico di Georges Mathieu. Il percorso si snoda fra il 52 e l'86, un trentennio che ben rappresenta le tappe fondamentali del suo linguaggio creativo. L'artista, infatti, dopo aver fondato il movimento dell'astrazione lirica nel 47, volge la sua ricerca verso una gestualità più esplosiva per approdare negli anni 60 ad uno stile sempre più dinamico che si esprime in tele di grande formato, eseguite nell'immediatezza della performance. L'artista è molto attratto dalla storia, in particolare del Medioevo, come si vede nell'opera Potensé, Conte Potensé, che caratterizza il periodo araldico dell'artista, in cui studia e approfondisce la conoscenza di armi e stemmi che traduce con segni metaforici. Lo stesso vale per la tela Le Bassin de l'Île d'Amour o Adelbart, Comte de Namur, in cui evoca un personaggio dell'Alto Medioevo. L'importante lavoro è rappresentativo di un momento di transizione del percorso artistico di Mathieu, fra minimalismo e linguaggio esplosivo, e la composizione assume in sé armonia e allo stesso tempo una forza irruente. 100 capolavori ritrovati dai carabinieri arrivano al Quirinale in una mostra fino al 16 marzo che racconta gli ultimi colpi messi a segno dai militari dell'arma. Vediamo il servizio. Oltre 100 capolavori recuperati che coprono più di 2 millenni di arte italiana, capolavori sottratti alla collettività e rintracciati dai carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale. Opere ritrovate negli ultimi anni e che ora possono essere ammirate dal pubblico nella mostra La Memoria Ritrovata, tesori recuperati dall'Arma dei Carabinieri, in programma al Palazzo del Quirinale dal 23 gennaio al 16 marzo. L'esposizione è promossa dalla Presidenza della Repubblica in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo e con il Comando dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. A curarla è Louis Godard, consigliere del Presidente per la Conservazione del Patrimonio Artistico. Il recupero più significativo che è esposto qui nell'ala occidentale del Palazzo del Quirinale è indubbiamente il recupero di questo ipogeo etrusco della grande famiglia principesca dei Cacni, una serie di 23 urne, alcune delle quali decorate con scene ispirate alla mitologia greca. L'importanza di queste raffigurazioni è incontestabile perché consente di affermare che gli Etruschi dell'Umbria, di Perugia in particolare, nel terzo, secondo e l'inizio del primo secolo a.C., avevano una conoscenza straordinaria della mitologia greca. Tra i beni in mostra spiccano alcuni vasi attici con figure nere della fine del VI secolo, una testa di leone proveniente da Vulci del VI secolo a.C. e una Madonna in trono del 300. Quelle che voi vedete qui sono sicuramente operazioni di servizio condotte negli ultimi anni. Abbiamo la banca dati delle opere incitamente sottratte più importanti al mondo. Lei pensi che la nostra banca dati ha 5 milioni e mezza di immagini memorizzate. Lei pensi che il secondo paese al mondo che ha una banca dati simile a nostra ne ha 80.000 di dati. Evidentemente abbiamo un bagaglio informativo immenso. Contro la crisi arriva l'orchestra operaia. 14 giovani elementi guidati dal maestro Nunzi riarrangiano pezzi di musicisti famosi. Il primo a fare il salto nel buio è Niccolò Fabi. Ne seguiranno tanti altri fino a giugno. Il silenzio imbarazzato di chissà di non tornare.
far uscire la musica dalla crisi, liberandola dagli spartiti originali, deragliando dai soliti binari e aprendo ad arrangiatori giovani che smontano le geometrie dei brani noti e le offrono agli autori di quei brani. Il primo a tuffarsi è stato Niccolò Fabi, per sperimentare con loro nuovi suoni. È tutto questo l'Orchestra Operaia, un laboratorio permanente che ogni lunedì a Roma si esibisce al Lian Club di fronte alla Rapacis, sotto la guida del maestro Massimo Nunzi, compositore, arrangiatore, musicologo e trombettista, che fino a giugno dirigerà i 14 elementi d'orchestra fra studenti del Conservatorio di Santa Cecilia e strumentisti già collaudati per riaccendere il desiderio di nuova musica e sperimentare repertori del tutto nuovi. L'Orchestra Operaia contro il calo del desiderio. Mi sono stufato di sentire dire che c'è la crisi, che non si può fare più niente. Da fuori pieno di musicisti brevissimi, giovani e meno giovani, che vogliono trasmettere la loro conoscenza agli altri, ai giovani, e a creare nuovi progetti. Prendiamo musiche che esistono, le rivediamo, le rimissiamo, le ristravolgiamo con l'orchestra. Il punto è, insomma, coltivare la libertà di esplorare e condividere il percorso uniti dal sacro fuoco della musica. Trovo che sia una bellissima palestra e il fatto che ci sia un luogo che possa ospitare qualcosa che normalmente si fa in una sala prova senza degli occhi che ci guardano, no? È come se noi facessimo una prova di fronte a voi. E quindi anche credo sia educativo per tutti noi. Detto questo, maestro, procediamo. Stacco io, mi attacco, stacco, faccio tutto. Scelto da Riccardo Cocciante per il ruolo del poeta in Notre Dame de Paris, Roberto Sinagoga porta ora in Italia un grande show già apprezzatissimo all'estero, in cui mostra tutte le sue doti di performer. Lo abbiamo intervistato per i Musa People. There's more to love than only bitterness. Due maxi schermi, fuochi d'artificio, orchestra e ballerini in scena e un performer che canta in sei lingue le più belle canzoni europee. Roberto Sinagoga sarà all'Auditorium della Conciliazione il 1 febbraio per un concerto unico dove intende far conoscere il suo talento, già molto apprezzato all'estero. È uno spettacolo che si intitola Radici, perché Radici è il motivo, il filo conduttore di tutto quanto quello che io canterò, e poi quando vedrete lo spettacolo capirete perché. E è uno spettacolo che performerò in sei lingue, i classici, le più belle canzoni a mio parere del repertorio italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese. Diversi generi, quindi canterò da Michael Jackson all'opera lirica, dai Coldplay ad Adele, da Edith Piaf a Frank Sinatra, senza dimenticare il grande posto che do nei miei spettacoli alla bella canzone italiana. Vi lascio con un brano al quale sono molto legato e che sentirete in un'altra versione, non quella tradizionale, un brano degli anni 30-40, Mamma di Beniamino Gigli, che io rifarò in una versione acustica con gli archi. Solo un breve accenno, perché è anche una canzone per me difficile da decontestualizzare rispetto a come la faccio. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie. E passiamo al cinema. Esce nelle sale I segreti di Osage County, con Meryl Streep e la neo candidata all'Oscar Julia Roberts. Non è stato il primo a dirlo, certamente non è stato il primo a pensarlo, ma aveva dannatamente ragione. Tratto dall'omonima PS di Tracy Letts, arriva nelle sale italiane I segreti di Osage County. Beverly Weston, interpretato da Sam Shepard, e la moglie Violet, una fantastica Meryl Streep, vivono nella loro casa di Osage County.
Poeta con problemi di alcol lui, dipendente dai farmaci lei, i due all'apparenza sembrano una coppia tranquilla, fino al momento in cui, dopo essere scomparso per qualche giorno, Beverly viene ritrovato morto suicida. Beverly, lo sai, io preferisco pensare che amasse le sue figlie nello stesso modo. Tu preferiresti anche pensare che hai Babbo Natale a portarti i regali. Al funerale, oltre alla figlia Ivy, che vive in casa con i genitori, partecipano anche le figlie Barbara, interpretata da Julia Roberts, e Karen, Juliette Lewis, così come il resto dei parenti. Nei giorni successivi, una serie di conflitti riemergono all'interno della famiglia. Il conflitto tra Barbara e Violet, che non sono mai andate d'accordo, si fa sempre più serrato. Grazie a Dio non prevediamo il futuro o non ci alzeremo più dal letto. Il matrimonio è difficile. Papà con mamma è stato bravo a farlo durare. Karen, papà si è suicidato. E adesso vediamo il box office dello scorso fine settimana. La coppia DiCaprio-Scorsese fa il pieno con The Wolf of Wall Street e vola in testa al box office con ben 3.811.319 euro. New entry al secondo posto per Tutta colpa di Freud. Il film di Paolo Genovese raccoglie 2.098.227 euro. Altra new entry a completare il podio, A spasso con i dinosauri, che incassa 1.583.102 euro. Il nostro autore della settimana è Marcello Troiano, che ci parla del suo La vera Costituzione italiana. La vera Costituzione italiana è un libro atipico, non rientra in nessun filone dei libri che tuttora si scrivono e che si sono scritti nel passato. Però bisogna porre attenzione sul titolo, perché qualcuno potrebbe essere fuorviato da quello che è il contenuto, da quello che è, diciamo, il contenuto verbale del titolo. Perché la vera Costituzione non è affatto la vera Costituzione. È la vera Costituzione che avrebbero voluto imporre gli altri, i manipolatori della vecchia Costituzione, agli italiani. Quindi bisogna non lasciarsi trarre in inganno dal titolo, perché il titolo è enigmatico e nello stesso tempo provocatorio. Perché di vero, nella Costituzione che io ho scritto, non c'è niente. C'è soltanto, diciamo, quella che sarebbe stata l'imposizione dei governanti, dei vari costituzionalisti che avrebbero voluto a un certo punto scrivere una Costituzione secondo i loro interessi per difendere i loro privilegi e per essere a un certo punto avvantaggiati rispetto a tutta la popolazione. E restiamo in tema di libri per dare uno sguardo alle novità in libreria. In un palazzo alla periferia di Milano, un rumore sordo, un breve silenzio e poi le urla disperate di Lisa. Quel tonfo è il rumore del corpo di Marcus, un omone di quasi 2 metri che impatta contro il cemento lasciandosi cadere nel vuoto. Pier Francesco Maiorino scrive «Maledetto amore mio». A 70 anni dal bombardamento a Velletri, durante il secondo conflitto mondiale, una straordinaria testimonianza di questo spaccato di storia è offerta da La Borsa Rossa, scritto da Laura Gianmichele. Più di un secolo di storia della psicoanalisi, da Freud e dagli autori da lui direttamente ispirati fino agli innovatori più radicali degli ultimi anni, mostrando analogie e differenze tra le diverse terapie orientate alla psicoanalisi. Jeremy Safran scrive «Psicoanalisi e terapie psicodinamiche». Ed ora passiamo ai principali appuntamenti con il teatro e la musica. Al Teatro Golden sarà in scena fino al 23 febbraio la nuova commedia Ospiti di Angelo Longoni, una pièce cinica, ironica e al tempo stesso anche romantica, interpretata da Cesare Bocci, Eleonora Evone e Marco Bonini. 25 dischi di platino e 35 d'oro, pezzi immortali, tra cui Rocketman e Your Song. Elton John torna ad esibirsi nel nostro paese. La popstar sarà il prossimo 4 dicembre al Mediolanum Forum di Assago. E adesso vediamo i principali appuntamenti culturali della settimana. Il paesaggio italiano è l'indiscusso protagonista delle 134 fotografie della mostra Il paesaggio italiano, fotografie 1950-2010, a cura di Walter Liva, fino al 20 aprile al Museo di Roma in Trastevere. Fino al 31 marzo la F1 Gallery di Federico Luger presenta a Milano Sculture possibili, The Sky Above, The Blood Below, la seconda personale di Giovanni Rizzoli, un percorso tra il mistico e il fiabesco in cui ispirazione spirituale e religiose si fondono con istanze laiche, etiche e civili. Questa era la nostra ultima notizia. Il Musa TV come sempre torna la prossima settimana. Se volete rivedere i nostri servizi basta andare sul sito adnchronos.com e cliccare sotto la sezione Media Center Musa TV. Grazie per averci seguito. Arrivederci.